All'interno della proposta Bottos, per quanto concerne il discorso nutrizione, vedete dei sacchi qua alla mia destra, è presente una delle eccellenze che Bottos mantiene e inserisce nel proprio programma. Mi sto riferendo al Polion. Polion è un brevetto speciale di materiale di ricopertura per quanto concerne sostanze nutritive e quindi elementi fertilizzanti, costruito, brevettato, studiato negli Stati Uniti e dato in distribuzione in esclusiva per quanto riguarda l'Italia a Bottos SRL. Polion è un sistema di liberazione controllata di cessione programmata degli elementi nutritivi. Risulta costituito da una copertura, quindi da una membrana polimerica, quindi costituita da più polimeri, che a loro volta contengono all'interno l'elemento nutritivo che vuole essere considerato. La gradualità del rilascio è data proprio dalla specificità della copertura che va a determinare il sistema di distribuzione nell'arco del tempo. Questo sistema non è in relazione a determinate caratteristiche come possono essere quella dell'attività microbica, è poco in relazione per costituzione chimica all'umidità ed è fortemente influenzato da un fattore principale che è la temperatura. La temperatura che è stata verificata direttamente in laboratorio, dove sono state fatte delle prove per poter permettere poi una liberazione graduale, costante ed efficace in un ambiente decisamente più difficile come quello del terreno naturale. Questo è il motivo per cui Polion è stato testato a 86 gradi Fahrenheit, che trasferiti nei gradi Celsius significa 30 gradi centigradi, quindi alta temperatura, proprio perché la liberazione deve essere costante, graduale, e immaginiamo tutti, è direttamente comprensibile, come membrane semipermeabili come quelle che avvolgono e che costituiscono l'elemento Polion stesso vanno ad aumentare il loro spessore di particelle porose nel momento in cui la temperatura si alza, quindi nel momento in cui il rilascio può essere potenzialmente più veloce. Polion tutto questo l'ha affrontato, l'ha studiato, tale per cui anche in condizioni difficili come possono essere quelle di alta temperatura il rilascio va a essere sempre graduale, preciso e, ribadiamo, in relazione a quelle che sono le reali necessità della pianta. All'interno della linea Master Green, la percentuale di azoto ricoperto, cioè di elemento costituito da Polion, varia a seconda di quanto è necessario e di come il prodotto va ad essere specificatamente studiato per determinati periodi di sviluppo delle piante. Quindi, ad esempio, esistono concimi che contengono una percentuale di Polion più accentuata, più elevata, così come concimi che hanno una percentuale di elemento ricoperto più contenuta e quindi una capacità di rilascio nell'immediato più evidente. Questo perché si vuole mantenere comunque sempre una costanza di liberazione in relazione a quelle che sono le esigenze vere di crescita di attività vegetativa della pianta e nel contempo di spinta radicale. In questo modo, attraverso l'utilizzo di Polion, durata 3 mesi circa, con piccole variabili a seconda delle condizioni ambientali, si ha la capacità di fornire alla pianta le difese di tipo indiretto dal punto di vista nutrizionale per mantenere un prato sempre denso, fitto, verde, ma soprattutto sano e in naturale competizione nei confronti delle principali patologie e delle potenziali invasioni di erbe infestanti. Ma come avviene la liberazione dell'elemento nutritivo attraverso la membrana semipermeabile? Certamente ci sono delle differenze di potenziale, cioè di concentrazione dell'elemento sale, cioè del fertilizzante, rispetto alla soluzione circolante presente nel terreno. Queste differenze di potenziale causano un richiamo dell'acqua da parte del granello di concime e una fuoriuscita leggera, ma costante, ma comunque prolungata, ma comunque che non crea problemi di ustioni, quindi di eccesso di concentrazioni, e che permette di conseguenza una crescita regolare dei vegetali senza che questo vada a influenzare su quella che è la mia anche volontà di manutenzione del tappeto erboso. Cioè, che cosa succede? Con il Polion e attraverso il Polion io riesco ad avere un prato che si comporta nella maniera ottimale, dandomi anche la minor fatica possibile nella distribuzione del fertilizzante e anche nella successiva gestione dei tagli. La liberazione, abbiamo detto, avviene proprio per un fenomeno iniziale di osmosi che si trasforma in diffusione
quindi di concentrazione di acqua di solvente che entra e che trascina al di fuori del granulo una piccola parte poco per volta. Il granulo quindi, man mano che procede questa fase di liberazione, si svuota dall'interno e a quel punto avviene poi il meccanismo di biodegradazione naturale della membrana, tale per cui non rimane poi più nulla all'interno del mio tappeto erboso.